Allora, questi sono gli orecchioni. Si iniziano da queste e poi si vanno a finire qua. Praticamente l'impasto è tutto uguale, solo che cambiano le forme e cambiano, diciamo, anche tra i cavatelli e le orecchiette sono due cose diverse, perché si vede le orecchiette si fanno con due dita, si strascina e si gira, invece i cavatelli viene su un dito. Questi noi li chiamiamo i fusilli. Ah, anche mia nonna li faceva in Campania. Col ferro. Poi si fa la tagliatella, dopo si fanno i quadrucci col prezzemolo, si fanno i maltagliati, si fa di tutto. E la morte loro è? Allora, la morte loro è, allora, iniziamo, queste si possono fare alla crudaiola, okay. E si possono fare con un po' di pomodoro fresco, una foglia di basilico, ricotta marzottica. Poi si possono fare i cavatelli con la frutta di mare, cici, fagioli. Sì. Poi questa è una grandezza media che vanno con le repe, i cavoli. Mm. Questa è un'altra grandezza che vanno ragù. E invece queste qua che sono più grandi con la bolognese al forno e ci sono più grandi da farli ripieni.